Jack Atlas, anche conosciuto come il re della velocità, ha letto? No, scherzo, dai, non ha mai perso la virginità perché il vero re non perde mai. È uno dei personaggi più amati di Yu-Gi-Oh! 5Ds, se non il più amato. Tanto amato che la Konami ci ha deliziato con uno structure deck dedicato esclusivamente a lui. Infatti, questo structure deck uscirà proprio oggi, 21 settembre 2023, e se lo acquistate dal Fantasia Store con il codice sconto SIMATEX5 non solo avrete il 5% di sconto, ma sarete anche più attraenti a donne che sono fissate con l'oroscopo, perché a quanto pare io e Jack abbiamo una sola cosa in comune ed è quella. Oggi andremo ad analizzare tutte le carte presenti nello Structure Deck andando a fare una valutazione dalla F alla S. Oltre a ciò però, oggi andremo a fare anche una Deck Profile che in realtà è una tripla Deck Profile. Nella prima lista vedremo la versione Budget, nella seconda vedremo una versione a potenziata e nella terza ho deciso di unire due archetipi che comunque sono abbastanza palesi che possono unirsi tranquillamente per rendere questo mazzo effettivamente un po' più spaventoso. Detto questo, io sono Simatrix e vi do il benvenuto in Jack Atlas, recensione dello Structure Deck dei Servitori del Drago Rosso. Questo canale è sponsorizzato da Fantasia Store. Acquista Funko Pop, manga e giochi di carte con il codice sconto Simatrix5. E inoltre, questo canale è sponsorizzato anche da Card Trader, un sito di compravendita online di carte Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Magic, nel quale se ti iscriverai utilizzando il mio link avrai 2 euro gratis sul tuo conto. Link in descrizione. In un mazzo sincro che non si chiami Spadanima, la cosa più importante sono i tuner, quindi iniziamo da quelli. Synchron è interessante, è un mostro quasi sempre gratis sul terreno che poi ti recupera vantaggio. Non male, gli do una C, però questa C all'interno del mazzo può essere anche vista come una B, perché effettivamente serve. Forse soltanto perché mi sta simpatico, l'oscuro lo metto in E, però ha cambiato nome. Infatti una volta era risonatore oscuro, adesso è diapason oscuro. Creazione è un extender decente e qualora ci servisse un livello 3 sul campo potrebbe essere davvero interessante. Non è assolutamente a livello del Synchron e inoltre il livello 3 è un po' troppo grosso per quanto riguarda il nostro archetipo, perché cerchiamo tuner piccolini che rendono il nostro Arcidiamo di Drago Rosso pronto per evocare le sue versioni più potenti, che comunque non andranno oltre al livello 12, quindi un livello 3 è un po' pesantino. Diapason rosso è il classico target di Gigantic Sprite per vincere al time, ma oltre a ciò nel nostro archetipo non serve davvero a nulla. Infatti la maggior parte dei livelli 4 che abbiamo sono degli extender che effettivamente funzionano da soli e quindi non c'è bisogno di avere un Goblinberg che ce li porti. Però comunque io gli voglio dare una C tiratissima perché comunque può anche essere utilizzato da noi per vincere al time evocandolo di Cremesi. E a proposito, Cremesi è assolutamente il miglior diapason pre-structure e secondo me rimane ancora oggi il miglior diapason. Questo mostro non ti ruba la normal, quindi se c'è in mano lo puoi vomitare subito, e con qualsiasi livello 4 fa partire la combo principale con Crescente Rosso, chiamandoti poi così due diapason dal deck. E chiamarti due diapason dal deck è qualcosa che prima di questo structure non era incredibile, perché la maggior parte dei diapason oltre al Synchron non è che ti portano davvero del vantaggio. Però oggi abbiamo due nuovi diapason che effettivamente sono buoni e servono assolutamente per fare delle combo sempre più grosse. Il livello 2 è un extender che ti porta anche una magia del drago rosso, indubbiamente una B, anche perché grazie al Synchron possiamo recuperarcela dal cimitero e dato che l'abbiamo specialata nella maggior parte dei casi grazie al nostro Cremesi, possiamo andarla a specialare nuovamente dalla mano per portarci più mostri grossi possibili sul campo. Anima è fortissima, direi proprio che è il cuore e l'anima di questo deck dopo questo structure. Perché non solo ti cerca su summon qualsiasi demone di livello 4 inferiore, rendendo questo deck più forte ad ogni uscita, ma anche che ti para dalla distruzione dal cimitero, quindi ti va a proteggere da carte come Ghost Ogre che comunque potrebbero farci male, oppure semplicemente da Board Break Removal. Voi mi direte, ma che demoni posso cercarmi con Anima? Beh, troppe cose, ma tra le migliori abbiamo Arcidemone Centrucco, una carta che può toglierti Floodgate. Poi abbiamo un lato Entrap, ovvero Schoolmaster e Token Collector, che sicuramente non sono le Entrap più forti del gioco, però Schoolmaster attualmente non è male e Token Collector in certi local potrebbe essere davvero risolutorio cercarlo, anche perché mazzi come Swarsol o
Adventure Token sono molto budget, quindi probabilmente li vedrete ai local. Ovaloop, che è una carta davvero interessante che serve per scombare con il Dispater, visto che ti bandisce sincro, però effettivamente non è tutta sta roba. Può essere davvero interessante, ve la porterò anche all'interno di una lista, anche perché è un ottimo target da mandare poi con un'altra carta, e quindi sì, è utile. Però, ecco, avrei preferito di meglio, è comunque mediocre. Un sacco di archetipi possono essere cercati da questo effetto, però il fatto che Loki ci porta davvero poche interazioni. Tra quelle che ho trovato sono con Labyrinth, che alla fine non è che deve per forza giocare l'extra. Certo, benvenuto Labyrinth, va a loccarci dal giocare roba demone dall'extra, però possiamo anche evitare di cercarci quella e ci prendiamo magari il Big Welcome. Però ecco, non è che sia proprio geniale unire questi due archetipi. Un'altra carta che può essere cercata è la Gold Pride Tipa, che ci può cercare la trappola, e quindi abbiamo delle interazioni in più nel turno dell'avversario. Però a sto punto è meglio cercarci roba d'archetipo. Infatti all'interno di questo structure deck abbiamo il buon Archfiend, che è super buona all'interno del mazzo perché si evoca da sola mandando uno, modula i livelli e nel mentre che lo fa ti manda demoni tuner da deck a cimitero. Lui solitamente ti manda l'ovaloop, anche senza l'ovaloop però è interessante perché qualora non avessimo accesso a Cremesi possiamo tranquillamente mandarlo, ci permette di modulare il livello del nostro livello 3 che ce la va a cercare e quindi alla fine riusciamo sempre a fare il crescente rosso anche se i livelli direbbero il contrario. Per il resto delle carte presenti all'interno di questo structure deck, per quanto riguarda i mostri main, abbiamo Drago del Vizio, che è invecchiato davvero malissimo, è un peggior cyber drago quindi molto mediocre. Dissolvitore da battaglia, a mio parere una C se la merita, perché nonostante sia invecchiato malissimo, all'interno di una lista 3x potrebbe effettivamente tornare utile perché comunque ti protegge da un OTK. Certo, è facilmente fermabile, però alla fine se qualcuno ti fa Turbo Access Code ci muore da questa carta o comunque dovrà saltare un turno. I due rosso sono molto mediocri. Re Errante Vento Selvaggio è una carta storica di Duel Links per questo archetipo e effettivamente è ancora interessante all'interno di questo deck perché alla fine se controlliamo il diapason si può evocare specialmente tranquillamente, poi un effetto di recovery nel turno dopo che buttalo via. Il Re Magico Luna Stella può sembrare carino, però alla fine non ci serve davvero un extender del genere. Re Assoluto Backjack è carina all'interno di strategie trappolose, però la nostra non è che sia così tanto trappolosa e quindi risulta un po' fuori luogo. L'Engine Assalto è carino, però all'interno di questo deck è davvero inutile, perché all'interno di un mazzo Stardust potrebbe volendo starci, perché alla fine è comunque carino Drago Polvere di Stelle modalità assalto, mentre Arcidiomone Drago Rosso assalto è davvero terribile, non ha davvero senso. Chupacabra e Nessie sono dei pericolo, quindi sono proprio di base delle A o su. Nessie è una S, perché sono così buone le carte pericolo? Perché da sole si evocano e poi si vanno subito a sostituire pescando uno, quindi a livello di card advantage sono quasi sempre delle cose assurde. Nessie è una S perché anche se hai la sfiga di scartarla ti cerchi un'altra danger, mentre Chupacabra non è che sia proprio il massimo, quindi vai in A. Strega della Foresta Nera è invecchiata malissimo, però volendo potrebbe cercarti cose interessanti, ma neanche troppo, quindi io la metto in D perché purtroppo non possiamo attivare ciò che andiamo a cercare nello stesso turno, quindi In questa struttura abbiamo anche l'Engine Askator, che non è assolutamente male. Il fatto è che rispetto all'Engine Supai non ha davvero grande sinergia in questo deck, perché da solo ti porta un livello 8 e non abbiamo sincro livello 8 che effettivamente vogliamo portarci così rapidamente, anche perché noi preferiamo evocare il nostro livello 6. Comunque sia, non è terribile e quindi proprio come engine in sé gli do una A al camminatore, alla formica Askator è ovviamente una F perché è inutile, magari mettiamo una E proprio perché è un target di questa strategia, però scartare una carta, loccarci in sincro e avere già un sincro livello 8 non è mica male. Passando alle carte magie e trappola, iniziamo proprio dalle carte che va a cercare il livello 2, ovvero Porta del Potere Assoluto, una carta che fa da controparte a quella di Guerriero Rottame. Ovviamente si cita il primo iconico scontro tra Yusei e Jack, super nostalgica, tutto quello che volete, però è una carta che va in E, perché è davvero terribile.
sinceramente non ha senso giocarla neanche in una versione budget, è soltanto una carta morta. Crimson Gaia invece è una carta davvero molto buona, perché non solo ti cerca qualcosa, ma è comunque una carta sul campo, quindi un'ottima carta da andare a togliere con il nostro buon Archfiend. Inoltre, su dichiarazione di attacco di un arcigeme di drago rosso, ti permette di mettere a nanna in difesa tutti i mostri che controlla l'avversario, quindi ci permette di fare un bel board wipe, può aiutare anche nell'UTK, però è un qualcosa di più, qualcosa che davvero non ci serve, e il fatto però di recovery mi piace molto, quindi alla fine gli do una A. Purtroppo non va a cercare tutto il deck, però comunque va a cercare delle carte importanti. Red Zone è la trappola migliore che viene introdotta all'interno di questa structure. Perché dico così? Perché questa carta ci permette di andare a doggiare Dark Ruler No More. Voi mi direte, ma come? Dark Ruler non può essere risposta da effetti di mostri. E l'hai detto te, da effetti di mostri. Quindi attivando Red Zone in catena a un Dark Ruler No More, possiamo andare poi a cenare l'effetto di Abyss per poi negare il Dark Ruler. E avere qualcosa del genere in un mazzo combatto è qualcosa di davvero interessante. Inoltre questa carta ci permette di abusare più volte l'effetto del supernova rosso, e inoltre ci permette di spaccare una carta dell'avversario appena lui prova a respirare, se controllassimo l'arcidemone drago rosso. Quindi in sostanza è una C, perché nonostante faccia tutte queste cose che sono davvero interessanti, non ci dà degli effetti che effettivamente servono. Infatti nella maggior parte dei casi servirà soltanto per la funzione di negare Dark Ruler e di recuperare qualcosa, però alla fine ne basta una di attivazione del supernova rosso per chiudere la partita, quindi risulta una win more card. Se avesse avuto un qualcosa che ci permetteva di andare a fare sincro nel turno dell'avversario, questa carta sarebbe volata in A, però purtroppo non l'ha avuto e quindi dobbiamo andare a giocare engine esterni per farlo. Bandish Golem era interessante forse 10 anni fa, perché sì, una rimozione di un mostro grosso e poi ti setta la catena demoniaca sarebbe stata buona, o comunque una C, qualora la catena demoniaca potevi attivarla immediatamente settata. Tuttavia non c'è questa scrittura e quindi dovrei aspettare un turno per attivarla. E catena demoniaca non è che sia proprio la migliore carta del mondo, anzi è una D. Resonator Engine è una carta che ci permette di cercare qualsiasi livello 4. Il problema però è che arriva in un punto quando non ci serve più cercare un livello 4. Infatti nonostante possa cercare lo Schoolmaster, il Token Collector, il buon Archfiend, dover rimischiare due diapason che comunque ci servono al cimitero per cercare un livello 4 in un punto della combo dove se arriviamo vuol dire che siamo già messi bene, mi sembra qualcosa un po' too much, qualcosa che davvero non ci serve, quindi gli do la C. Il richiamo diapason è assolutamente rotta, perché ti cerca un diapason, non è once per turn e quindi vai in A. Non va in S perché per andare in S una carta che cerca deve avere dei target da S. Comando diapason invece ci permette di evocare la deck scartando però un mostro diapason, qualcosa che effettivamente non potremmo avere sempre, o comunque non è che vogliamo scartarci diapason. Quindi sì, gli do la C, però non è che la giocherei sinceramente. Anima bruciante è terribile, quindi va in E. Giara della prodigalità è una carta molto buona, la metto in S perché è un peschino, però è buona soltanto in mazzi che sono trappolosi o comunque che non giocano davvero tanto di extra. Questo mazzo gioca tanto di extra e se ti vanno i crescenti rosso, questa carta diventa praticamente inutile se non controproducente. King Synchro è davvero terribile, F. Regno Rosso, carta davvero interessante, io la metto in C, perché nonostante abbia l'effetto di Supernova Rosso e quindi perché avere l'effetto di un mostro che comunque nel 50% dei casi ce l'abbiamo sul campo, però alla fine è una carta che si recupera, ha delle interazioni interessanti, per me nella versione più budget possibile è un must. Terrori sopra le radici è una carta davvero molto interessante, però più i mazzi trappolosi che in questo mazzo. Ma passiamo al lato sincro, perché abbiamo tanti mossi sincro di cui parlare. Arcidemone di Drago Rosso è, ahimè, una sonora E, perché la possiamo evocare facilmente con il nuovo Arcidemone di Drago Rosso Scar, che effettivamente è buono e metto addirittura in B, però Arcidemone di Drago Rosso in sé è una carta che all'end phase poi ti spaccherà tutto quello che hai perché non hai attaccato nel primo turno, quindi risulterà controproducente.
Però diciamo che non è proprio il massimo preoccuparsi di una carta che va a evocare te per avere più vantaggio, perché mi sembra un overbalancing di questo deck che non dovrebbe esistere. L'arcidiamante drago rosso, luce e sfregio, è ancora oggi una carta davvero molto valida per fare rimozione, burn e OTK, perché questa carta può togliere letteralmente tutta la board dell'avversario, può fare un bel burn che ci permette di vincere al time, e poi possiamo tranquillamente attaccare con tutti i mostri, a differenza di quanto faceva la sua versione vecchia che era uscita dal manga, e quella là è una carta da D perché è davvero bruttina. Arcidiamante drago rosso rovente dell'abisso è sicuramente una delle carte migliori da avere nella board, perché come detto prima, grazie a Redzon adesso abbiamo un modo consistente per andare a negare il Dark Ruler No More, e poi è una carta di per sé buona. Se riesci a farla in qualsiasi mazzo io la farei, perché è un negate omni che quindi va a negare gli effetti e non le attivazioni, cosa davvero molto buona. Inoltre è anche grosso. Arcidemone drago rosso rovente della brutalità è l'evoluzione dell'abisso, però alla fine non è così buono. È carino per togliere l'arcidemone drago rosso dalle palle per poi rebornarci qualcos'altro, però alla fine non è davvero questo granché e la metto in D. Drago Nova Rossa, carta storica dell'anime, purtroppo però è soltanto un grosso che è inspaccabile, quindi la metto in D, perché alla fine comunque una self protection ce l'ha, è grosso, quindi è forte, no? No, non è forte, però ci può stare. Arcidemone Drago Rosso Sorvente della Calamità è sicuramente una carta che tutti in questo momento vogliamo proibita. Certo, è comunque una combo piena di difetti, però alla fine questa carta in sé non ha grandi difetti, anche perché volendo ti può far vincere al time in battaglia, è grossa e si fa anche abbastanza facilmente rispetto ad altri mossi sincro di questo archetipo. Quindi una A se la merita, però la S mi sembra un po' troppo. Drago Supernova Rosso è assurdo, va a togliere tutta la board, cioè tutta, anche le carte coperte, è assurda. E però l'avversario deve attivare l'effetto di un mostro, quindi non è super buona, ha bisogno di 3 tuner, quindi non riusciamo a farla sempre. Abbiamo una combo che ci permette di farla, ma non è qualcosa di così consistente da vedere ogni game, soprattutto se l'avversario ha delle carte che ci possono interrompere. Infine abbiamo Drago Crescente Rosso, una carta davvero ottima perché ci va a recuperare dal cimitero una carta di Apason, e recuperare intendo non alla mano ma proprio specialarla sulla nostra parte di campo. È anche lui parte del cuore di questo deck, senza di esso il deck non funziona, e quindi Vaina purtroppo locca, e questo ci rende ancora più difficile andare a giocare sincro più generici all'interno di questo deck. Simo, eccoci nel lato delle decklist, questa qua è la versione 3x dello structure, a me non piace, io non giocherei mai questo structure deck in 3x, neanche con gli amici, perché non è bello perdere, perché è davvero tremenda come versione. Qui giochiamo il massimo delle copie di Danger che non giocheremo in altre versioni, perché non è che sia proprio il massimo in un mazzo dove giochiamo dei brick giocare qualcosa che ci porti ai brick, però serve perché abbiamo dei mostri grossi sul campo e possiamo scombare, può essere interessante, quindi alla fine va bene così. Ascator Engine buonissimo in questa versione, avrei voluto tanto che ci fosse il Supai, che è molto meglio perché essendo portatrice non solo di Fregna all'interno del campo ci porta anche sincro livello 6, e quindi ci sono combo interessanti. E come detto in spiegazione giocherei il Regno Rosso come main game plan all'interno di questa strategia, perché alla fine col 3x dello structure avere un mass removal del genere è buono. Tutte le decklist del canale le trovate sul gruppo Discord, dove si può parlare di tutto, potete chiedere consigli a tante persone, e inoltre gratis, perché non siamo AntoShow, vi diamo anche le deck profile che vedete qua. Ovviamente queste qua sono deck profile per capire come funziona il deck, non sono ancora ottimizzate al 100%, però se vi serve una lista, sia proprio lista con le carte, i pair eccetera, oppure semplicemente per provarla online, vi consiglio di entrare, prendervi il file e poi giocarla su Omega, su Pro. E sì, questo qua è Omega, lo chiedete sempre, io più di dirvelo 10.000 volte in un video non so che fare, quindi sì, io uso Omega per fare i video perché è quello più bello esteticamente parlando.
Anche perché io sono cesso, devo comunque bilanciare con quello che sto usando a livello di simulatore. Qui abbiamo la lista che secondo me pura più carina. Rimane comunque un verginello come deck perché abbiamo davvero tante cose che non vanno. Per esempio Prosperity è una carta costosa che praticamente se la togli davvero il mazzo costa nulla. Qua vedete una sorta di stima di quanto costa il deck, ma se togliamo Prosperity, come vedete, il prezzo scende di tantissimo. Però verrà riprintata a novembre, quindi diventerà meno costosa, sarà più facile arrivarci e ci serve perché... perché è una carta che ci permette di scavare e arrivare prima a pezzi di combo. E la nostra combo principale è Supai, Cremesi e il nostro Synchron. Quindi si parla comunque di una combo a tre carte, molto facile da arrivare. Però ovviamente non sarà il main game plan, è diciamo la combo che vorremmo avere sempre. Però comunque è buona, ma ne andiamo a parlare dopo che vi ho spiegato delle carte. Ash in perma sono sempre importanti, sono sempre buone, quindi prendetevele, costano poco adesso. Una volta sta carta stava a 80 euro per coppia, questa a 120 per coppia e adesso costano 5 euro massimo per coppia e verranno ristampate continuamente nel corso dell'anno, nonostante l'anno stia per finire, cioè è una roba assurda. Quindi ringraziate il fatto che dovete spendere solo 15 euro per il playset di Ash e non lamentatevi perché non sapete che merda era giocare a quell'epoca lì. Poi come vedete qua abbiamo Luvaloop, carta fondamentale della combo, e Centrucco perché i Floodgate sono popolari purtroppo, sono carte come Del Cambio Only One, Gozen Match, le conoscete sicuramente, Skill Drain, e avere qualcosa che le toglie all'interno del deck e possiamo cercarci è qualcosa di buono. Consiglio in alternativa a Prosperity, seppur effettivamente non sia un sostituto, Libro della Luna, perché se siamo sotto Skill Drain Soul Resonator partirà comunque qualora noi cenassimo all'attivazione del suo effetto Libro della Luna, perché Skill Drain nega soltanto gli effetti dei mossi scoperti. Questo vuol dire che comunque Centrucco arriverà, possiamo poi togliere Skill Drain e sperando di avere qualcosa in mano potrebbe funzionare. Talent e Called ci servono perché è un mazzo molto fragile alle Entrap e soprattutto Talento, Tattiche Triple, ragazzi non fate come fanno gli stupidi che pescano due carte ma guardate la mano dell'avversario e gli togliete una carta, a meno che non siate Going Second e allora lì potete anche decidere di rubare un mosso dell'avversario. Perché è buono guardare la mano dell'avversario? Perché in un mazzo che soffre così tanto dalle Entrap, sapere cosa gioca l'avversario in mano e quindi a che Entrap andrà incontro è qualcosa di davvero molto molto importante, e anche la possibilità di toglierne una come Nibiru è grossa, quindi se ti tirano un Ash subito sulla prima cosa di solito non ci fa male, perché questo mazzo regge abbastanza bene l'Ash, non regge bene in perma con certe mani, e Troll, Shifter, Nibiru ci fanno davvero male, quindi Talento ci permette di vedere cosa gioca di altro l'avversario, toglierlo e poi gestire anche magari la nostra board in, proprio di conseguenza a quello che sappiamo che ha in mano. Quindi una carta che premia secondo me molto la skill del giocatore, ma dall'altra se te la fa un mazzo di per sé già forte per noi è impossibile vincere. Però comunque se arrivano a noi le Entrap è una carta buona, quindi ve la consiglio di recuperare. Verrà poi ristampata a novembre nella Rarity Collection, quindi costerà penso 5 euro là, quindi va benissimo. Per l'extra deck qui come vedete ci sono delle carte che erano fuori dallo structure deck. Qui abbiamo il rosso tiranno perché può essere interessante avere un livello 11 certe volte, però non è necessario. Gli Spatter è fortissimo perché nega o spacca, recupera luce oscurità banditi, ci serve per una combo che poi vedremo nell'ultima lista che secondo me è la migliore. Orco del Vuoto è una carta carina che sì, volendo potrebbe proteggerci da Evenly, però effettivamente a me non è mai successo, quindi non mi capita mai di farla. Preferisco come sincro livello 8 da fare lui. Combattente Drago è una carta che rende tutti i mossi controllati dall'avversario Drago. Questo vuol dire che abbiamo sinergia anche con Rivalità, quindi a meno che il mazzo avversario non sia un Dragon Link, è una carta davvero molto opprimente, praticamente non può giocare. E se siamo contro per esempio Ricca o un mazzo Cyberse, un mazzo che ha bisogno di un certo tipo per andare a giocare, questa carta li rende draghi e quindi va completamente a distruggere l'intera strategia. Quindi prendetevela, una carta molto carina.
che a fine combo può essere interessante come apparecchio, anche perché può davvero rompere le scatole. Un altro mostro sincro, questo qua sembra, no, uno di quei mostri che dici cazzo, devo recuperarmi una carta costosissima. No, è una comune di merda. Su sincro evocazione, generichissima, livello 7, spacca 1. Basta, non ha davvero degli utilizzi incredibili. Ottima Going Second, forse ottima è un parolone. Ci può stare, secondo me, una carta ottima anche da bandire con Prosperity. Poi ovviamente Crescente Rosso nel massimo delle copie. Qua vedete le carte, perché non ero sicuro di parlarvi del Labyrinth nella guida. Però comunque sì, volendo si può giocare anche un Labyrinth all'interno di questo deck, però non ve lo consiglio troppo. Piccolo Mondo in alternativa a Prosperity è un po' più budget, però comunque costa. Piccolo Mondo non mi piace troppo come carta, perché sì, ti cerca qualsiasi mostro che hai nel deck, però ti fai un bel meno. Quindi in un mazzo del genere, che è già un po' debolino, farsi dei meno per arrivare a parti importanti di combo può risultare interessante, ma alla fine potrebbe essere soltanto compromittente, perché se ti tirano poi i draw, semplicemente hai meno roba con cui giocare. Di Beni con Rain è qualcosa che sinceramente vorrei sperimentare di più. Scarlatta è una carta che non l'hanno reprintato, però effettivamente è una carta che è Duster, quindi spolverino delle arpie, e quando controlliamo Arcimago Drago Rosso non mi fa impazzire, però potrebbe essere una carta che volendo puoi andarti a cercare. Nel lato della combo, qua è una combo un po' più particolare, perché ovviamente funziona con tre carte, però è un modo per capire che possiamo fare il Supernova Rosso sempre e comunque. Qui potete decidere se fare il Dispater o il Supernova Rosso. Qua ovviamente sono tutte cose standard. Abbiamo scartato il Cremesi, l'abbiamo rebornato, abbiamo attivato l'effetto del Cremesi, abbiamo evocato sia il Soul che il Vision. Qui possiamo cercarci la qualunque, e la qualunque è sempre Bone, quando non ce l'abbiamo in mano, perché Bone serve, è forte. E qui facciamo direttamente il nostro Scarred, facciamo normal Bone Archfiend. Archfiend effetto, moduliamo il suo livello rendendolo un 2, mandando l'Uvaloop. E qui abbiamo la possibilità di fare di nuovo il Drago Crescente Rosso, che non è once per turn, e anche per questo è una A e non è una B. Attiviamo l'effetto di Vision Resonator in Chainlink 1, in Chainlink 2 il nostro Crescente Rosso, così non possiamo subirci la Ash in questo punto. Prendiamo la Crimson Gaia, in Zone Gaia effetto, e ci prendiamo la Red Zone. Qui evochiamo il Diapason Synchron, facciamo il nostro Abyss, e poi con l'effetto del Diapason Synchron ci recuperiamo il Vision, e con l'effetto dello Scarlet Archfiend ci prendiamo Arcimago Drago Rosso. Che vedete? A questo punto non sarebbe meglio fare il Dispater per evitare che il Drago Rosso ci spacchi tutta la board? No. Perché no? Perché tanto ce lo bandiamo con l'Uvaloop. Infatti non abbiamo ancora evocato specialmente il buon Archfiend. Certo, non possiamo modulare i livelli, ma comunque possiamo ancora giocarlo. Qui cosa si fa? Si bandisce un Crescente Rosso, e poi si bandisce, perché no, proprio l'Arcimago Drago Rosso. Perché tanto si può anche bandire da terreno, quindi non è un problema per noi farci questo meno, che alla fine tanto meno non è. Perché tanto, adesso sì, abbiamo il nostro campo avversario di tutti i draghi, che potrebbe rendere anche Super Poli un po' pericolosa, perché il Drago 5 teste esiste, però alla fine, voglio dire, oggigiorno abbiamo target migliori. E così, nel turno dell'avversario, se ha Dark Ruler, solitamente lo tira subito, non penso giocherà attorno, però appena attiva Dark Ruler attiviamo questo, neghiamo con lui, e poi con Red Zone possiamo recuperarci Arcimago Drago Rosso. Arcimago Drago Rosso ci permette di fare il pop, quindi la board in questo caso è: l'avversario ha soltanto draghi, appena attiva una carta la possiamo negare e gli possiamo bandire tutta la board, ed è qualcosa di assurdo, più il pop di Red Zone. Secondo me è tanta roba, anche perché poi Red Zone ci fa anche recovery con il Crescente Rosso, ed è per questo che l'abbiamo bandito. Perché il Crescente Rosso, essendo un livello 6, risulta più malleabile proprio nel combo sincro. Certo, volendo potevate andarvi a togliere lui per avere più forza aggressiva, però non avendo la continua più sul campo non ha davvero troppo senso, e preferisco bandirmi un Crescente Rosso, però non è che cambi molto. L'ultima lista di oggi è quella con i Bestial. Secondo me è la versione un po' più competitivamente valida. Di certo però ha dei difetti. Di soliti, dobbiamo giocare Prosper per forza di cose,
non è iper consistente, però la combo Two Card, che è la combo migliore delle Two Card che Diapason può permettersi, è proprio quella di Lubellion con Crimson Gaia, che da sola ci permette di avere una board davvero incredibile. E inoltre avremo lui nel turno dell'avversario, e quindi vinci, cioè per forza questa lista vince se va primo contro un mazzo meta o comunque buono, perché effettivamente facciamo il Calamity nel turno dell'avversario, quindi sta zitto. Come lo facciamo a fare? Grazie a Studio del Marchiato, una carta cercabile che riusciamo a setupparci tranquillamente se abbiamo Lubellion in mano. Quindi è importante fare Prosperity, mandare con Saronir per poi andarci a risettare con Bestia Marchiata. Ma posso capire che risulti un po' troppo complesso per chi non sa come funziona i Bestial, quindi vi faccio vedere una combo e capite immediatamente quello che sto dicendo. Gaia attiva il suo potere speciale, ci porta il Vision, e qui c'è la One Card Combo classica che non vi ho spiegato, ovvero Gaia porta Soul, Soul porta Bone, Bone si speciala togliendo il Crimson Gaia e poi manda Cremesi da deck targettando il Vision, così abbiamo il cioè il crescente rosso che poi reborna il Cremesi, e quindi con una carta arriviamo a 4 carte sul terreno pronte per essere utilizzate nella nostra combo. In questo caso andiamo a prenderci livello 1. Perché livello 1? Perché ci serve per fare poi il giusto livello nel turno dell'avversario. Arrivati a questo punto, che si fa? Si attiva magari anche Lubellion, così evitiamo di evocarlo specialmente per sbaglio, perché qua il misclick è dietro l'angolo quando vi chiamate Simatrix. E adesso facciamo un bel Scarred. Scarred si fa con lui e lui. Easy. Effetto di lui, andiamo a prenderci Red Zone, perché Crimson Gaia l'abbiamo già attivata. Qui andiamo a fare il nostro Abyss, utilizzando il Synchron più lo Scarred. Scarred effetto, Synchron effetto. Vi consiglio di chainlockare il Synchron, perché comunque Bell esiste come carta, anche di D-Crow. In realtà di D-Crow funzionerebbe comunque, quindi boh, cioè in realtà non ha molto senso chainlockare qua, però per evitare cose può essere utile. Ci prendiamo il Vision, perché tanto non l'abbiamo specialato per il suo effetto, ma per l'effetto di Cremesi. E qui abbiamo la possibilità già di evocare Lubellion. Ci togliamo Drago Rosso, Arcidemone che ci rompe le palle. Ma no, perché non funziona così purtroppo. Banniamo il Synchron, evochiamo Saronir. E qui a malincuore mandiamo via Saronir e non l'Arcimedrago Drago Rosso che vorrei tanto togliere dalle palle. Però ok, è così. E mandiamo al cimitero lo Studio del Marchiato. Perché? Perché tanto qua possiamo settarci subito attivandola Bestia Marchiata, e quindi lo Studio del Marchiato poi verrà recuperato nell'end phase. Qui evochiamo Vision, e qua, come vedete, potrebbe anche già bastare per fare nel turno dell'avversario lui. Il fatto è che lui, stronzo, ci spacca tutto all'end, quindi dobbiamo toglierlo in qualche modo. E per toglierlo nella maniera più simpatica possibile è fare il Dispater. Io farei il Dispater con il Cremesi. Perché? Perché guardate, adesso abbiamo di nuovo il setup per farlo. Quindi, end phase, Bestia Marchiata, Studio Marchiato, e siamo pronti con il nostro Macro Cosmino appena l'avversario vuole giocare una roba da extra o rituale. Qui siamo in draw ragazzi, attiviamo l'effetto di Studio del Marchiato, evochiamo il Calamity utilizzando purtroppo il Rovente, che non è il massimo, però la combo è così. Evochiamo Calamità. E qui attenzione al chain lock, perché l'avversario non può rispondere all'attivazione dell'effetto, quindi sarà l'ultima cosa che attivate. Prima fate il Diapason Synchron, quindi andate a prendere Vision, ci sta. Con Vision, cioè Soul, scusate, io li confondo. Con Soul, con Vision invece prendiamo poi Crimson Gaia, e adesso l'avversario non può attivare effetti. E così abbiamo di nuovo due carte in mano, con la differenza che abbiamo fatto saltare il turno all'avversario, abbiamo 6 carte sulla nostra parte di campo, una delle quali recupera roba bandita, attualmente non ne abbiamo, però mettete in caso che abbiamo un bestiale in mano,
bandiamo l'Abyss e poi lo recuperiamo con Redzone. Quindi alla fine ce l'abbiamo ancora. Il fatto è che, ovviamente, se ci bloccano qualcosa all'inizio, questa cosa è un po' difficile da fare. Però finché abbiamo la possibilità di fare il studio del marchiato e abbiamo i materiali per fare il Calamity, abbiamo la partita in pugno. Senza... dipende cosa l'avversario, perché là diventa un gioco interattivo. Che peccato. I'm